La pillola di oggi è non farti manipolare. Capita, quando decidiamo di affrontare delle conversazioni cruciali, che la persona con cui dovremmo parlare mette in atto comportamenti manipolatori. Dando per scontato che quel tipo di comportamento manipolatorio sia totalmente inconsapevole, sta a noi non caderci dentro con tutte le scarpe. Impariamo quindi a diventarne consapevoli senza condannare il comportamento dell'altro. Quindi in che modo lo riconosciamo? Le tipologie sono molte e questa non è la sede, però tendenzialmente possiamo classificarle in il dispotico, quello che ti dice no, si fa così, perché lo so, perché si fa così. Il simpaticone che dice ma no, dai, non te la prendere, era così per dire. Il profeta, sì certo, continua pure così, vedrai come va a finire. Il seduttore, e qui si può far leva su molte cose, tipo fascino, bellezza, denaro. Il generoso, quando una persona dà talmente tanto di sé che ci fa sentire in colpa, non possiamo non restituirlo. Il cerino, guarda cosa mi hai fatto fare, tutta colpa tua, mi hai distratto. Lo scaricabarile, ma io non c'entro nulla, non sono stato io, non è stata colpa mia. Oppure quello che conosciamo tutti, il malato, il profilo basso, ma tu sei tanto più bravo di me in queste cose. Sei tanto più abile. Solo per darvi queste piccole definizioni, ce ne sono molte altre, ma come vi dicevo non è questa la sede. Però imparate che ci sono delle cose molto comuni sotto tutti questi atteggiamenti, che sono atteggiamenti poco chiari, usano frasi o aggettivi evasivi perché possono voler cambiare idea e quindi hanno la possibilità di farlo se non sono molto chiari. Tendenzialmente non conoscono l'empatia e non sono interessati al vostro punto di vista. Tendono a colpevolizzarvi, temono la concorrenza perché spesso sono insicuri e a volte si sentono perseguitati perché non è mai colpa loro. Quando riconosciamo questi atteggiamenti consapevoli o meno del nostro interlocutore, ecco come possiamo difenderci. 1. Non giustifichiamoci. Spieghiamo il perché, ma non ci facciamo sottomettere o abboccare alle provocazioni. Cerchiamo di essere sintetici nella comunicazione. Per esempio, questo è tutto quello che so, non mi hanno detto di più. Oppure, tenete qualche informazione per voi, siete sempre in tempo a condividere in un secondo tempo. Usate frasi che spesso usano loro, proverbi, battute, humor, non lasciatevi ricattare, imparate a dire di no. Non perdete buon senso ed educazione, pretendete chiarezza nelle domande e nelle risposte, se non avete capito andate più a fondo, trasformate il negativo in positivo e imparate a riconoscere le bugie. Questo è un po' più difficile, magari ne riparleremo. Se ti è piaciuto questo video, lascia un mi piace, un commento, iscriviti al nostro canale e troverai tutte le informazioni sui nostri corsi nella descrizione del video. Ciao!